schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi vi ripropongo il Money Glitch che vi ho portato ieri, ma in maniera un po' più semplificata, fatto un po' alla mia maniera, diciamo. Allora, per fare questo glitch io sto usando la moto, però voi potete usare quello che volete. Ovviamente con la moto esploderò e morirò, però è qui la miglioria, diciamo, la semplificazione del glitch è questa. Per fare il glitch avete bisogno della base operativa piena, una LG retro custom e, come nel mio caso, o una moto o una Faggio o un veicolo blindato, vedete voi come lo volete fare. A questo punto ragazzi, piazzate una mina di prossimità dall'altra parte della base operativa, tornate al lato opposto e vi fate comparire la scritta base operativa piena. Quando comparirà questa scritta, tasto PSN e tornate in game, automaticamente la scritta scompare. E qui andiamo a vedere la miglioria di cui vi parlavo. Qui non parlerò, ma ascoltate, dovete ascoltare. Come avete ascoltato ragazzi, diciamo, la scritta garage pieno compare prima che io esploda. Quindi quando vi compare la scritta garage pieno, accettate subito, perché la mina di prossimità vi farà esplodere subito, in seguito vi farà esplodere. Quindi voi accettate garage base operativa piena e automaticamente qualche frazione di secondo dopo, come avete visto nel video, scoppiate. Poi lo sentite dal beep ragazzi, quindi regolatevi con il beep, alzate il volume del gioco e sentite il beep. Questo è un metodo un po' più semplificato, però potete fare anche il vecchio metodo. Dopodiché non serve che vi suicidiate, richiamate la LG Retro Custom che volete duplicare. Duplicare la LG Retro Custom o qualunque auto custom è la soluzione migliore, perché ci renderà più soldi di tutti. Allora, a questo punto ragazzi, vi dovete creare la situazione del teletrasporto in auto. Come vedete io ho chiamato un centro operativo, voi chiamate qualunque cazzo di veicolo abbiate a disposizione per poter fare questa cosa del teletrasporto. È abbastanza semplice ragazzi, non mi chiedete come faccio a teletrasportarmi, dove incastro la macchina, cioè dovete avere un po' di inventiva. Quando siete sicuri che vi teletrasporterete, avete il menu pad, vi posizionate su, ovviamente, rimanda veicolo in deposito, e schiacciate triangolo e X insieme in maniera da teletrasportarvi e rimandare il veicolo in deposito. Ragazzi, è abbastanza semplice. Riandate all'entrata della base operativa, vi comparirà base operativa piena, entrerete e il glitch è fatto ragazzi. Quindi mi raccomando, cercate di sfruttare questo glitch, perché è abbastanza semplice. Invece di stare lì a fare domande del cazzo, come incastro la macchina, dove la incastro, ragazzi, poi uno risponde alla cazzo de cane, insomma, e viene veramente distinto di dirle incastratevela nel culo l'auto. Però insomma, sono una persona civile e queste cose non le faccio. Però ragazzi, un po' di inventiva non guasta, quindi siate inventivi nei glitch, dovete comunque inventare, perché altrimenti non è che io posso star lì a comprare tutte le basi operative per farvi vedere i punti dove incastrare le auto e cazzi e mazzo. Quindi ragazzi, il glitch funziona ancora, sono le 7:40 di sera. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.